Quindi possiamo trarre un confronto dei tre sistemi di produzione dei cioccolatini liquidi. Il primo, abbiamo detto che insomma, dal punto di vista del design non è certamente il meglio, è un sistema totalmente artigianale. L'iniezione della conchiglia è un po' un brevetto degli svizzeri, anche se oggi è decaduto, lo possiamo utilizzare, però la forma deve essere abbastanza vicino alla sfera. La spruzzatura di burro di cacao sul ripieno ovviamente si applica solo su modelli, su stampi con fondo piano, ma ha trovato no, applicazione oltre che nel caffè, anche nei liquori e così via. Il collagenamido è un processo che non si può fare in modo automatico, cosa che si può fare facilmente con gli altri due. Nell'iniezione della conchiglia abbiamo visto c'è solo da raffreddare quel puntino di cioccolato che chiude la nostra sfera. Nella spruzzatura di cacao purtroppo dobbiamo raffreddare due o tre volte gli strati perché tali sono gli strati di burro di cacao, però in entrambi i casi abbiamo una perfetta costanza dimensionale del prodotto finito. Quindi noi abbiamo il prodotto quanto dura dipende dalla formazione della crosta di zucchero. Questo vale per tutti e tre i prodotti. Come dico, a livello industriale, una volta fatto il prodotto, spesso viene, una volta proprio confezionato, il prodotto viene rigirato per diversi giorni in maniera tale che all'interno, qualora ci fosse una piccola zona di aria dove la cristallizzazione non dovrebbe avvenire, girandolo ovviamente questa area si sposterebbe continuamente e quindi possiamo avere una perfetta formazione della nostra crosta su tutti i lati del prodotto. Ci sono altri metodi di preparazione del cioccolato? Sì, abbiamo visto le tavolette massicce che sono quelle più semplici, poi abbiamo visto nella seconda colonna le tavolette ripiene che sono un po' lunghe da fare, ma si possono fare. Abbiamo visto le forme vuote, da noi è tipico l'uovo di Pasqua, ma nei paesi nordici ci sono tante altre figure che si vendono. Poi possiamo avere un'estrusione di cioccolato a due o tre strati con il taglio, si formano i cosiddetti cremini. Il cremino non è altro che uno strato, tre strati di cioccolati diversi che vengono tagliati. Poi possiamo avere delle barrette o delle altre praline ricoperte. Noi possiamo avere un wafer che lo ricopriamo ed avere quindi una pralina ricoperta. E poi infine abbiamo detto ci sono i prodotti con ripieno liquido che si possono formare con tre metodi diversi. L'iscatolamento. Una volta, ma anche oggi talvolta, il cioccolato viene incartato con alluminio pezzo per pezzo. Perché? Perché questo ci permette di isolare dal punto di vista della temperatura il prodotto verso l'esterno e quindi subire meno, diciamo, delle differenze di calore che portano sempre a delle formazioni di macchine biancastre per la fusione del burro di cacao. Una volta si usavano molto le scatole di cioccolatine miste dove ogni operatore inseriva un diverso tipo di cioccolatino, oggi questo è fatto tutto con robot e ovviamente gli addetti devono solo controllare che il tutto sia funzionato come previsto.
cioccolatini si possono incartare, come ho detto, ripiegandoli sopra dell'alluminio, ma possono anche essere incartati esattamente come le caramelle. Molto tipico è ad esempio il Boero. Il Boero è un cioccolatino con all'interno del liquore che sa di ciliegia più una ciliegia semicandita che viene incartato con un fiocco nella parte superiore. Quindi abbiamo parlato del modellaggio, adesso parliamo della ricopertura. Ricoprire vuol dire avere un solido in cui mettiamo sopra del cioccolato. Cos'è il solido? Di tutto. Può essere un estruso, può essere una compressa, può essere un prodotto colato in amido come una gommosa oppure un prodotto da forno. Qualcosa che sia sufficientemente solido, in maniera tale che magari può essere semisolido, ma non si deve deformare troppo quando passerà sotto la ricopritrice. Si può avere una ricopertura solo alla base? Sì, se noi vogliamo avere una merendina dove è ricoperta solo la base, viene fatta passare su una rete di cioccolato. E lo spessore di cioccolato viene dato per tale per ricoprire solo 1, 2, 3 mm, quello che noi desideriamo. Talvolta, il più delle volte, invece, ricopriamo dall'alto, c'è una cascata di cioccolato che finisce sopra i nostri prodotti da ricoprire. Chiaro che la ricopritrice può essere totale, in inglese enrobing, oppure parziale, no? Facciamo ad esempio le solo strisce, ma possiamo avere ad esempio dei confetti che vogliamo dargli intorno uno strato di cioccolato. In questo caso noi lo bassiniamo, invece che con acqua e zucchero lo bassiniamo con cioccolato. Oppure, vi ricordo i gelati da stecco, li possiamo immergere nel cioccolato, oppure possiamo spruzzare il cioccolato su alcune parti che noi vogliamo appunto ricoprire. Questa è una linea, vedete, dove c'è una temperatrice che porta il cioccolato a uno stato corretto di cristallizzazione e sulla destra vedete una ricopritrice dove possiamo fare una ricopertura totale come una girella in fondo a destra a basso, un prodotto che esisteva una volta ma che oggi non è più sul mercato, oppure fare la base che vedete alla sinistra dove la girella è tenuta insieme, se no si srotolerebbe, per una base di cioccolato che vedete ricopre solo 2 o 3 mm lo strato esterno del prodotto. Nella ricopertura ricordatevi che venendo il cioccolato sopra il prodotto porta sempre via delle parti del prodotto stesso, in particolare quando andiamo a ricoprire delle merendine, quindi è sempre bene il cioccolato, prima di farlo riciclare, passarlo a un setaccio vibrante che deve togliere queste parti esterne che sono finite nel cioccolato. Questa è una ricopritrice, cosa possiamo dire? A destra vedete il tunnel di raffreddamento perché una volta che noi l'abbiamo ricoperto, il cioccolato deve cristallizzare con il freddo e quindi abbiamo un tunnel di raffreddamento. All'interno della macchina vedete, oltre alla cascata di cioccolato, c'è dei sistemi di vibrazione della base per far sgrondare la quantità eccessiva di cioccolato e dei soffiedari pure per diminuire la quantità di ricopertura. Assieme alla ricopritrice ci sono dei mezzi ausiliari, no? Come il rompicode, il prodotto quando esce tende a fare una coda, mentre se noi abbiamo dei rulli che girano tendono a toglierla. Oppure dei biscotti possiamo ricoprirli, ma poi per raffreddarli siamo obbligati a girarli. E poi ci sono dei prodotti leggeri che invece dei biscotti molto leggeri che siamo obbligati a schiacciare dentro la temperatrice perché diversamente galleggerebbero sopra il cioccolato e ovviamente avremmo un prodotto non uniforme.
L'ultimo aggeggio molto importante che usiamo su tutte le linee sono dei decoratori. Secondo dei meccanismi meccanici di funzionamento, diciamo basati sul percorso del movimento che fa questo decoratore, sulla destra vedete una serie di disegni che molto facilmente si possono fare sui prodotti che devono essere o ricoperti oppure semplicemente decorati con cioccolato. Questi sono, è un decoratore un pochino più avanzato, vedete sulla destra c'è una serie di disegni che si possono fare con questo decoratore. Quindi, una volta che noi abbiamo ricoperto, dobbiamo raffreddare. Perché raffreddiamo? Per far sì che il nostro burro di cacao cristallizzi al 100%. Perché quando noi diamo il cioccolato, noi abbiamo fatto in modo che ci sia qualche cristallo che sia nella forma cristallina corretta. E che sia poi, che dia poi lo spunto a formare altri cristalli uguali. Ma il prodotto per diventare solido, per poterlo trasportare, deve essere cristallizzato al 100%. E quindi noi passiamo a un tunnel. Il tunnel più freddo è, ovviamente, più veloce è il tempo di permanenza, quindi la lunghezza del tunnel si restringe. Ma attenzione che possiamo avere delle condense. Noi non possiamo assolutamente avere delle condense, perché le condense sulla superficie porterebbe poi a delle macchie sul prodotto stesso. Quindi dipende dall'umidità che abbiamo nell'ambiente, in genere si dice non dobbiamo andare sotto 10 gradi inferiore a quelle della temperatura ambiente, se non vogliamo avere condense. Quindi noi abbiamo dei tunnel dove diciamo, possiamo avere un sistema di trasmissione del calore in diversi modi, quello della conduzione è quello di avere delle basi, proprio un fondo molto, molto freddo. Ci può essere sempre una radiazione, se le superfici intorno sono fredde c'è una radiazione fredda. E poi i sistemi più evoluti sono quelli con una convenzione d'aria, insufflamento d'aria fredda. È chiaro che ci deve essere un sistema di regolazione per cui possiamo, e soffiando miglioriamo la nostra efficienza, ma dobbiamo stare attenti che non sia troppo elevata per evitare il movimento dei pezzi. Questi tunnel sono ovviamente il ricettacolo di tante briciole, di tanti detriti, per cui oggi sono tutti apribili per poterli ovviamente trattare lì in modo igienico adeguato. Più o meno quanto tempo ci vuole per raffreddare un prodotto ricoperto con un cioccolato? Diciamo, il fondente cristallizza più velocemente, diciamo 6 minuti, il cioccolato al latte 9, 10, 10 minuti. Come vedete, la temperatura no, iniziale rispetto a quella in mezzo, quella finale, varia, no, in quel caso nel tunnel vale 6 gradi e diciamo che fuori magari c'è una temperatura leggermente peggiore, per cui arriviamo a 10 gradi tra la temperatura esterna e la temperatura in mezzo al tunnel. Quando si vuole correre si può anche usare dei surrogati e alcuni, ovviamente quelli di maggior pregio, sono, diciamo, si può raffreddare abbastanza rapidamente, quelli idraulici che sono a base di palmisti in particolare, hanno bisogno dei tempi leggermente più lunghi che superano magari i 10 minuti. Nel cioccolato per l'immersione, da usare nei cioccolati, bisogna avere un cioccolato con tanti grassi per essere molto fluidi e la temperatura del gelato deve essere fredda proprio perché in maniera che come il cioccolato tocca il prodotto, ovviamente si blocchi sul prodotto stesso.
quali sono i difetti tipici del gelato da stecco e che nella parte superiore si facciano ovviamente dei piccoli fori, no? E quindi il gelato tenderebbe a uscire da questi fori. Di solito deriva da una veloce contrazione del nostro cioccolato, quindi ci deve essere una differenza di temperatura non eccessiva. L'ultimo è lo spruzzo. Lo spruzzo l'abbiamo già visto nei casi dei cioccolati con ripieno, in alcuni tipi di cioccolati con ripieno liquido. I coni di gelato dentro c'è sempre uno spruzzo in genere di cioccolato, di burro di cacao, per evitare, no, che l'umidità dal cioccolato passi nel cono. Ma attenzione, tutti voi conoscerete una famosa torta che è la Viennetta. Ecco, questa, se leggete il brevetto, è un sistema di movimento, di stesura dei diversi strati di gelato con temporaneo a degli spruzzi di cioccolato. Anche qui la viscosità deve essere molto, molto bassa. Nello spruzzo ovviamente il temperaggio non si riesce a mantenere e quindi di solito va a finire ai gelati, quindi non ha più importanza il temperaggio. L'ultimo per finire, un sistema di distruzione del cioccolato, è la compattazione. Compattazione sono delle barre a base di cereali che vengono messi insieme a del cioccolato, e questo sistema di cilindri che hanno delle gole formeranno un filone continuo che poi verrà tagliato. Quindi vedete sulla sinistra vedete che c'è un miscelatore che alimenta questi rulli con queste gole, quali andranno dentro in un preraffreddamento, poi c'è un taglio, magari trasversale, un ulteriore raffreddamento e un altro taglio ed eventualmente una ricopertura o decorazione, come vedete in quel prodotto coreano lì raffigurato.